E rieccoci finalmente tornati in un nuovo video di spacchettamento di carte di Yu-Gi-Oh! Io sono Drarz e oggi in collaborazione con Konami andiamo ad aprire il nuovo box che uscirà in tutti gli OTS e tutti i negozi a partire dal 16 giugno 2022, quindi tra pochissimo. Sto parlando di Duellanti Leggendari Duelli delle Profondità. Eccoci qui con il nostro bel box, ovviamente ringrazio Konami per avermelo fornito in anteprima per questo video spacchettamento, al quale vi chiedo di lasciare un bel pollice in su, vi raccomando. Allora, 5 carte per boost e 36 boost per box, ho visto che il set è da 56 carte, sulla copertina, a parte vedere Fortezza Balena e un po' di mostri tipici del personaggio di Mako Tsunami che abbiamo proprio al centro, abbiamo appunto Mako Tsunami, perché all'interno di questo set ci saranno un bel po' di carte che andranno a riprendere carte famose dei protagonisti dell'anime, delle varie versioni dell'anime, tra cui appunto Mako, che è in copertina, si prende tutta la scena, ma ci sono anche riferimenti e carte di altri personaggi di altre serie più avanzate. Andiamo subito ad aprire il box e andiamo a prenderci la prima fila. Ci sono già le bustine che sguillano tutte fuori, quindi prendiamole e iniziamo. Via con la prima, sono sottilissime perché appunto abbiamo 5 carte per busta. Andiamo subito a vedere con cosa si comincia. Marincipessa Pascalus, ci saranno subito dei nuovi supporti, ve lo dico già da subito perché la prima carta che esce è proprio Marincipessa. Ci saranno nuove carte supporti per questo archetipo. Abbiamo Marincipessa, Cuore delle Meraviglie, si verso Link, appunto appena detto. Balena Cittadella, Lemuria, la città dimenticata, una bella carta terreno. E poi abbiamo Furtivo Marino 2, una carta magia continua, rara, con ovviamente sempre la Fortezza Balena nell'artwork. Ci saranno un sacco di carte acqua e ci saranno anche un po' di carte Xyz acqua, alcune anche nuove, quindi sono molto curioso di vedere cosa troveremo. Comunque si rimane sempre in tema acquatico anche nella seconda bustina. Partiamo con Oceano della Battaglia, Marincipessa, un'altra carta di supporto per quell'archetipo, magia terreno. Frostosaurus, una delle carte normali proprio back in the days, me la ricordo benissimo. Marincipessa Roccia Marmorea, Link. Cavaliere N-A-S-H, Nash, può andar bene, super rara. E Marincipessa Fanciulla Assonnata, abbiamo trovato anche la prima foil, la prima super, un bel Aquaxis, ve ne stavo appunto parlando, ed eccolo qui. Ci vuole poco tra la domanda e la risposta, anzi tra la mia richiesta e la risposta del box. Vediamo un po' cosa troveremo adesso. Marincipessa Cuore di Cristallo, ancora un'altra Link. Alza rango magico Caos Rapido, magia rapida ovviamente. Pescatrice Silenziosa, anche questa carta abbastanza vecchiotta, ma attenzione perché abbiamo la prima ultra alla terza bustina. Cominciamo subito alla grande, Signore dei Draghi dell'Oceano, Kairyushin. Kairyushin era anche, se non sbaglio, un mostro normale sempre del personaggio di Mako, che veniva usato anche contro Yugi nella prima serie, quindi qui abbiamo una sua riedizione in questa versione ultra rara con 2000 d'attacco, 1700 di difesa, 5 stelle. È bellissima, tra l'altro. È bellissima perché continua a snodarsi tutto dietro, gli dà una profondità incredibile quest'artwork. Mettiamo l'altra foil qui di lato, poi dovrò slibare tutto. E Levia Dragone Dedalo, per parlare di carte vecchie, torna anche Levia Dragone Dedalo. Questo me lo ricordo ultra raro dello Structure Deck Acqua. Non mi ricordo bene quale anno fosse, però mi ricordo bene il periodo. Erano periodi davvero spensierati, devo dire. Iniziamo subito con la nuova bustina, Squalo Motosega, Pescatore Leggendario. Questa era ultra rara anche ai tempi, bellissima, questa è iconica. Questa è la carta di Mako Tsunami per eccellenza. Attacco furtivo marino, carta trappola continua, dove tra l'altro c'è il pescatore leggendario e qui c'è il guerriero pantera, bellissimo. Marincipessa Pascalus, ancora, e squalo doppie pinne, raro. Va bene, per adesso la super e la ultra sono già uscite, direi di dare anche un'acceleratina con l'apertura, a meno che io non trovi delle carte che mi facciano sobbalzare, chi lo sa. Siamo iniziati a trovare anche qualche doppione, a parte il settimo che non l'avevamo ancora trovato, ma la balena cittadella sì. Lanciere ragionero armatura completa, guerriero bestia Xyz e ancora la fanciulla assonnata rara. Che poi tra l'altro di ultra rare all'interno di questo set dovrebbero essercene 9 o 10 circa, quindi vediamo un po'. Squalo Motosega, attacco furtivo, Furia di Kairyushin, ci sono anche i supporti con tanto di artwork che mostra appunto questi mostri che abbiamo imparato a conoscere in varie
in varie ambientazioni mentre fanno varie cose. Questa è bellissima, ad esempio, sta generando dei tornadi, giustamente si chiama Furia. Xyz Cavaliere Ness. Sono difficili da leggere, però acqua Xyz effetto, e ne abbiamo trovato un altro super raro. Io li chiamerò Nash. Facciamo così, sicuramente vuol dire un'altra cosa, è più facile da dire, va benissimo. Poi abbiamo Squalo Bahamut, raro, per concludere. Ok, due super e una ultra rara. Non male, non male. Siamo quasi a metà più o meno della prima fila. Numero C101, Oscurità, Onore Silente, Acqua Xyz. Squalo Sciabola, Onda Marincipessa, una bella trappola di supporto, Pescatrice Silenziosa e Levia Dragone Dedalo, raro. Levia Dragone Dedalo, tra l'altro, l'hanno ristampato raro. Io non ricordo in quante altre rarità sia stato ristampato, mi ricordo solo quello originale ultra, quindi non saprei. Pescatore Leggendario ancora, Tributo Torrenziale, che veniva usata da Mako, tra l'altro, ok? Che è sempre stata una trappola ottima e per un bel po' di tempo è stata utilizzata come staple in praticamente quasi tutti i deck, però veniva comunque utilizzata da Mako nella seconda serie dell'anime. Battle City la usa contro Joy, tra l'altro. Rabbia di Kairyushin, un'altra bella magia rapida, sempre con Kairyushin come tema nell'artwork. Sempre carte di supporto per i mostri acqua. Numero C101 l'abbiamo già trovato. Ricircolo Marincipessa, un'altra carta trappola di supporto per i mostri Marincipessa. Andiamo avanti. Oh, stiamo trovando un sacco di carte proprio belle. Eccolo qua, Pescatore Leggendario 2. Questa l'avevo trovata qualche spacchettamento fa, un bel po' di spacchettamenti fa, però mi ricordo che l'abbiamo trovata. Chi c'era se lo ricorderà, e l'avevamo trovata foil. Qui ce l'abbiamo comune. Pescatore Leggendario 3, addirittura, non ci facciamo mancare nulla. Lemuria, la città dimenticata, che avevamo già trovato. Cyber Squalo e Settima Eternità, rara. Ok, stiamo trovando tutte le carte quelle tipiche, però mi manca ancora qualcosa dai protagonisti delle altre serie, qualcosina. Vediamo un po', strada facendo troveremo tutto. Ancora Lanciere Ragionero, Remora Xyz, Marincipessa Chirurgo Blu, un altro Tributo Torrenziale e Anello di Bolle Marincipessa. Ce ne sono un bel po' di carte comunque, mi hanno messo un bel po'. Marincipessa Cavalluccio Marino, appunto, stavo dicendo. Marincipessa Cuore delle Meraviglie, le stiamo trovando tutte. Vabbè, sono 56 carte nel set, quindi bene o male le troveremo quasi tutte, se non tutte. Però, attenzione, ecco cosa mancava dei Marincipessa. Mancava la foil. E troviamo Marincipessa Acqua Argonauta Ultra Rara. Cyberso Link Effetto con due o più mostri acqua. È un 2300 Link Rango 4. Che bellezza. Ma questa è proprio un artwork, devo dire. E lei è anche abbastanza waifu. Ok, abbiamo trovato due ultra rare per adesso. Concludiamo con Squalo Bahamut, che abbiamo già trovato. Due ultra rare e due super. Non abbiamo ancora finito la prima fila. Vediamo un po'. Vediamo un po', perché qui adesso mi sto iniziando a fomentare. Angelo Marino, il Pescatore Leggendario 2, ancora Frostosaurus, Pescata del Caos di Barian, un'altra super rara, proprio back to back le stiamo trovando, e Furtivo Marino 2, che avevo già trovato. Oh, un'altra bella super, tra l'altro, riconoscete qualcuno qui nell'artwork con il suo dueling disc, la carta, il taglio di capelli? Ok, lasciate un commentino qui sotto, vediamo un po', è facile comunque. Andiamo avanti, siamo quasi praticamente alla fine della prima fila. Abbiamo ancora Roccia Marmorea, ancora C101, Marincipessa Chirurgo Blu, che abbiamo già trovato, così come Caos Rapido, così come Anello di Bolle. Adesso iniziano ad esserci anche le prime buste con tutte doppioni, giustamente. Così come questa, così come la Furia di Kairyushin, così come il Lanciere Ragionero, il Settimo e Squalo Doppie Pinne, raro. Eh sì, ovviamente più si va in fondo, però adesso è qui che si inizia a godere davvero quando escono fuori le foil o le carte nuove. Squalo Sciabola, numero 71, Squalo Rebarian, ecco appunto. Lemuria, Cyber Squalo e Levia Dragone Dedalo, che ne abbiamo già trovati un bel po'. Ho già due playset di Levia praticamente. Nuova bustina per noi, Angelo Marino, Frostosaurus, Rabbia di Kairyushin, La Furia pure, abbiamo fatto doppietta, e La Fanciulla Assonnata, che è l'ultima carta, vabbè, giustamente è una rara, però l'abbiamo beccata come rara finale un sacco di volte, insieme a Levia Dragone Dedalo, ovviamente. Chirurgo Blu, Squalo Motosega, Attacco Furtivo, numero 106, Mano Gigante, super raro. Oh, una bella Xyz super, Roccia Xyz con 2000 d'attacco e 2000 di difesa. Questa tra l'altro non la conoscevo, sapete? Mano Gigante no, conoscevo ovviamente Big Eye, Occhio Gigante, quello sì, grande occhio. Però no, la mano no, assolutamente no. Un'altra bella super,
molto bene. E Settima Eternità come carta rara finale. Ultima bustina della fila di sinistra, poi si va con le ultime 18 buste e abbiamo finito. Oceano della Battaglia Marincipessa, la Remora, il Pescatore Leggendario, numero 71, eccolo qui doppio subito, e il Ricircolo che avevamo già trovato. Devo dire assolutamente non male questa prima fila. Adesso andiamo con la seconda e ultima e speriamo sia forse anche meglio. Abbiamo trovato due ultra rare, secondo me un altro paio di ultra le possiamo trovare. Rabbia e Furia e Ricircolo, identico al pacchetto di prima. C'era sia la Rabbia che la Furia di Kaioshin e poi il Ricircolo. Ok, ci sta. Ricordo che sono comunque 56 carte nel set, quindi... infatti, arrivando così in fondo, un altro furtivo Marino 2. Adesso si attendono le foil, quelle che ci ribaltano tutto. Pescatore Leggendario, ancora numero 71. Squalo Abisso ultra raro! Eccola qui, 5 stelle, 1200-700 di difesa, pesce. Tra l'altro, ok, sì, 5 stelle. Questa carta viene... se questa carta viene utilizzata per l'evocazione Xyz di un mostro numero, può essere considerata come un mostro di livello 3 o 4, quindi ci si può giocare sopra. Se tutti i mostri che controlliamo sono acqua, possiamo evocare specialmente questa carta dalla mano e aggiungere un mostro pesce di livello 3, 4 o 5 dal deck alla mano, eccetto lui stesso. Ok, un altro squalo abisso. Devo dire che questa si evoca, fa evocare, appunto per fare gli Xyz, quindi ottima. Marincipessa, Anemone, Corallo, l'avevo trovata questa, rara. Questa credo sia nuova, quindi bene, almeno abbiamo anche qualche rara che non abbiamo ancora trovato. Di rare ce ne saranno una quindicina, una ventina, non so. Non so se neanche se le abbiamo trovate tutte, quante ce ne mancano. Cyber Squalo, Roccia Mormorea, Squalo Sciabola, Alzarango Magico e la Fanciulla Assonnata, ancora, che è praticamente quasi sempre lei l'ultima carta. Allora... io avevo detto due ultra, una l'ho trovata, vediamo di trovare anche la seconda. Di certo non in questa bustina, ok, che l'abbiamo appena trovata, avevamo appena trovato una super, quindi un attimo. Trovare tutte le foil una dietro l'altra, insomma, il Pescatore Leggendario 3. La Mano Gigante di nuovo, attenzione, anche tra le foil una doppia, ma ci sta perché se è foil va bene, meno male che mi è uscita come doppia una super. Perché se esce come doppia una carta più avanzata, più rara, poi è tutta un'altra cosa. Onda Marincipessa l'avevamo già trovata? Mi sa di no. Un'altra Lemuria. Cuore di Cristallo, che non avevamo ancora trovato, che è un Link con attacco 0 e rango 2. E la Fanciulla Assonnata che chiude sempre, ve l'ho detto. Chiude sempre le bustine, la Fanciulla Assonnata. Abbiamo un bel playset di Marincipessa comunque abbiamo fatto. La Furia, Cavalluccio Marino, l'Oceano, la Balena Cittadella e Anemone Corallo, che avevamo già trovato. Ah, tra l'altro una cosa che mi ero dimenticato di dirvi, all'interno di questo set, di questa espansione, è possibile, poi non vuol dire che è possibile trovare anche una carta rara Ghost. Ora, io negli ultimi mesi ho già trovato due carte Ghost. Per chi si fosse perso tutto, trovate tutto nelle schede qui sopra, i miei spacchettamenti. Ho trovato già un paio di ghost, quindi ovviamente io non ho detto questa cosa dall'inizio perché mi ero proprio tolto dalla testa anche solo l'idea di poter trovare la ghost anche in quest'ennesimo box. E infatti troviamo la ultra rara, mi stavo già spaventando. Mega Balena Fortezza, eccola qui! Oh, mostro iconico, tra l'altro è anche sulla cover del box. Che poi potrebbe essere quella lì, la Fortezza Balena, quella normale. No, mi sembra che sia proprio quella. È proprio questa, abbiamo trovato la cover card. Molto, molto bene. Tipo acqua, pesce, 2550-2350. Molto bizzarri. Se Umi è sul terreno possiamo attivare il suo effetto, l'effetto di questo mostro. I nostri mostri acqua possono attaccare direttamente in questo turno e durante la battle phase dell'avversario, ed è un effetto rapido. Possiamo scegliere come bersaglio un mostro scoperto del nostro avversario e distruggerlo. Quando questa carta sul terreno viene distrutta in battaglia o dall'effetto di una carta, possiamo aggiungere alla nostra mano o evocare specialmente un mostro acqua guerriero dal deck o dal cimitero. Buona, molto bella tra l'altro, cioè ha un artwork che si vede tutto, è presa sia da sotto l'acqua che da sopra con il cielo. Grandissimo artwork. E abbiamo trovato anche la seconda ultra rara,
che avevamo chiesto. Ora, mancano un po' di bustine. Io non chiedo nient'altro. Tra l'altro stavamo parlando giusto della carta rara Ghost. Non voglio parlare ulteriormente perché poi il destino è beffardo. Trovo un'altra super, perfetto, va bene, sì. Ok, ok, distraiamoci dal fatto che si può trovare una Ghost in questo box. Squalo cristallo, pesce 1100-800. Troviamo un'altra super, un'altra bella foil con settima eternità subito dopo. E sì, le abbiamo trovate di seguito come al solito. Vediamo quindi in questa bustina cosa troviamo. Olè. Onda marincipessa che avevamo già trovato. Pascalus, cuore di cristallo. Chirurgo blu. Quasi una bustina completamente marincipessa. Mancava il Levia Dragone Dedalo alla fine. Comunque sono rimaste le ultimissime bustine, quindi ormai credo che quello che c'era da trovare è già stato trovato, ma non si sa mai. Angelo Marino, pescatore leggendario 2. Marincipessa da Migel ragazza super. L'avevo detto io, cioè l'avevo detto per portarmi fortuna all'inverso, quindi eccola qui. Un'altra bella super, nuova, sempre marincipessa. E dopo ricircolo, che avevamo già trovato. Insomma, c'è sempre tempo per droppare ancora un po' di foil, contando che mancano 4 bustine precise. Ma vediamo un po'. Rabbia, lo squalo sciabola, C101, pescatore leggendario 3, squalo doppio pin. Ok, una bustina full doppioni. Meno 3. Ecco un'altra bella foilina. Lo sapevo mentre lo dicevo! Tuffo marincipessa, altra carta di supporto marincipessa, magia ultra rara. Quindi volevo trovare le ultime due ultra rare, ho trovato le ultime 3. Molto bene, questa bellissima tra l'altro. Questa era, cos'era? Una di quelle che abbiamo trovato prima. La Link, se non sbaglio. Imparo a riconoscere gli artwork, bellissima questa. E ovviamente furtivo marino 2, che era da un po' che non lo trovavamo. Ora, ultime due bustine, basta. Avevo chiesto una foil, ho trovato la super. Non avevo chiesto una foil, ho trovato un'altra ultra. Ora non chiedo niente. Ah, questa, mi riferivo a questa. Credo fosse questa, quella dell'artwork. No, mi sa di no, era un'altra. E ricircolo, ok. Ultimissima bustina per oggi. E poi abbiamo finito di aprire 36 bustine di questo bellissimo set. Tributo torrenziale, pescatore leggendario, Remorexis, squalo sciabola e marincipessa, anemone, corallo che avevamo già trovato. Io ringrazio ancora una volta Konami per questo spacchettamento in collaborazione e in anteprima. Vi ricordo che questa espansione uscirà in tutti i negozi ufficiali e gli OTS a partire dal 16 giugno 2022. Quindi fatemi sapere quando la prenderete, se la prenderete e ovviamente cosa troverete sempre nei commenti qui sotto. Io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Bye bye. 3, 2, 1, go!